Per la ristrutturazione puoi accedere allo sconto in fattura del 50% sia su porte, infissi e su tutta la gamma di prodotti da noi utilizzati e per le finestre anche senza ristrutturazione. Nusco, ispirati dalla tradizione, progettati al futuro. Consiglieri impossibilitati ad aprire gli atti relativi ai punti all'ordine del giorno poiché i file erano stati compressi in un formato non leggibile a tutti i sistemi operativi. La problematica, segnalata dai consiglieri comunali di opposizione Maurizio Celenta, Antonella Scannapico ed Alessio Serretiello, giovedì scorso ha portato all'annullamento della convocazione del Consiglio Comunale di Vietri sul Mare. La vicenda ha mandato su tutte le furie i consiglieri del gruppo consiliare L'Alternativa. Con nota protocollata giovedì 3 marzo, noi consiglieri di minoranza abbiamo fatto rinviare il consiglio comunale previsto proprio per giovedì pomeriggio. Il motivo del rinvio è molto semplice, è dovuto al fatto che gli allegati alla posta elettronica certificata che ci erano stati inviati non erano visibili. Si capisce bene che era impossibile discutere in maniera compiuta degli argomenti che erano all'ordine del giorno del Consiglio. Questa vicenda per noi è alquanto grave, ma non ci sorprende, perché l'attuale maggioranza, o meglio, come noi la chiamiamo, l'armata Brancaleone che sta amministrando il comune di Vietri sul Mare, spesso e volentieri non invia documenti, atti, rendendo di fatto impossibile qualsiasi tipo di analisi e discussione compiuta in consiglio comunale. Questo denota l'idea democratica che ha la maggioranza, che ritiene il Consiglio Comunale un organo quasi inutile e i suoi componenti, i consiglieri, forse dei semplici passacarte. Noi abbiamo denunciato e stigmatizzato più volte questo comportamento da parte dell'amministrazione, che si contraddistingue, o meglio, si è contraddistinta fino adesso, oltre che per l'incapacità amministrativa, per la totale mancanza di trasparenza. Noi pensiamo che Vietri sul Mare merita un'amministrazione assolutamente efficiente e trasparente, ma che soprattutto abbia delle idee, una visione politica e un progetto per il territorio di Vietri sul Mare, anche alla luce dei fondi che attraverso il PNRR arriveranno anche sul territorio. E non si è fatta attendere la replica del presidente del Consiglio Comunale di Vietri sul Mare, Daniele Benincasa, il quale ha respinto al mittente le accuse relative al mancato rispetto delle regole. Gli atti sono stati inviati in tempo utile, ma lo spiacevole episodio si è verificato a causa di un problema di carattere tecnico, ha precisato Benincasa. Mentre la maggioranza si rammarica per lo spostamento della data, poiché dovevano essere trattati degli argomenti importanti, la minoranza gioisce, in quanto non ha interesse alla risoluzione dei problemi, ma preferisce solamente pubblicare fantasie sui social che non servono per amministrare un paese.